Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi inizia una collaborazione, una delle tante che però mi fa sempre piacere, visto che comunque collaborare credo che sia un po' il succo, la linfa vitale di quello che è fare YouTube. Una collaborazione con una pagina Facebook che recentemente si è postata anche in altre piattaforme come Instagram, appunto YouTube sta lavorando molto su questo perché comunque è una piattaforma sul quale si può arrivare anche tramite video e audio in modo da avere una vicinanza, un po' quello che faccio io. È una pagina Facebook che parla di fantacalcio, quindi un discorso che io ne ho parlato sempre molto poco, non perché non lo prezzi, ma perché magari ho preferito fare altro. Ho messo insieme un po' le cose, grazie ovviamente a loro, che è il mondo del fantacalcio, trovate su Facebook, ma trovate anche i link qui sotto e vi do dei riferimenti in giro. E è una collaborazione che colgo al balzo perché è una collaborazione importante per portarvi magari qualcosa di più. Come sapete, recentemente è poco tempo, però cercherò col tempo anche di portare avanti con loro una collaborazione più duratura possibile e portarvi quelli che sono consigli di fantacalcio, ma ovviamente non consigli a tutto tondo perché non voglio stare a parlare del fantacalcio di tutte le squadre e così via, ma introdurre un po' quella che è la situazione della Juventus prima della giornata che andrà a giocarsi, quindi in questo caso la partita di sabato contro la Spal, e introdurre un po' quella che è la situazione della Juventus con magari dei consigli del fantacalcio da ambo le parti. In questo caso ovviamente sarà molto scontato quello che andrò a dirvi per quanto riguarda Spal Juventus perché parliamo di squadre di livello proprio diversissimo. Però è anche vero che magari qualcosa si può togliere anche dalle squadre avversarie, è vero che ci sono tante cose da tener conto e vedremo appunto quali sono. Direi che vi mando la sigla e poi iniziamo. Premessa che questa collaborazione è una collaborazione massima, very good, very grande, che è una collaborazione che triangolare anche con il mondo calcistico, ci sono dei contatti anche tra loro due per collaborazioni, quindi praticamente come sapete io collaboro molto con il mondo calcistico per le analisi tattiche, prendo un po' qua, prendo un po' là e troviamo appunto insomma, dei compromessi e una collaborazione, delle collaborazioni molto interessanti. Quindi vedrete anche magari qualcosa incrociato perché chiaramente siamo in contatto io con l'amministratore, l'admin di appunto mondo calcistico e quello di il mondo del fantacalcio, di mondo si tratta sempre. Parliamo di Spal Juventus, è una partita che sulla carta, diciamo che per chi ama il fantacalcio, sicuramente molti di voi metteranno tutti i giocatori juventini a disposizione perché di quelli che possono giocare, perché chiaramente andiamo veramente sul sicuro. È vero, ma ovviamente bisogna anche vedere un po' quelle che sono le situazioni della squadra, come arriva la Juventus, come arriva, e vedere quali giocatori stanno tendendo veramente al di là di quello che è il nome. E vedere un po' quello che gli avversari potrebbero dare, a prescindere dal fatto che probabilmente la Spal non porterà a casa i 3 punti. Sappiamo ovviamente che i ragazzi che giocheranno la partita non devono sottovalutare nessuno in quanto Spal, ma devono giocare al massimo, perché chiaramente talvolta quando si sottovaluta e si pensa che queste squadre come la Spal concedono, in realtà poi alla fine, come si gioca il Benevento, con l'Udinese, l'andata, sono partite che magari l'insidia la trovi sempre perché magari si chiudono bene dietro, riesci a fare un gol, magari lo pareggiano loro per una svista, per l'unico errore che fai nella partita, e quindi talvolta bisogna stare molto più attenti forse, perché è scontato stare attenti contro Roma, Inter, Napoli e così via, è un po' scontato stare attenti contro squadre che secondo anche la testa dei giocatori magari possono essere veramente più scarse, perché poi alla fine è così. Statisticamente vincerai, porterai a casa i punti te in quanto squadra più forte, ma statisticamente vuol dire in questo caso nella maggior parte dei casi, che è un po' diverso, non vuol dire in tutti i casi. La Juventus arriva stanca, stanca ma molto euforica. Ragazzi, sono veramente euforico. Perché? Perché ha giocato veramente tante partite, perché gli acciaccati ci sono ancora, acciaccati infortunati abbastanza cronici di lungo termine, recentemente si è fatto male ancora Ovedes, Mandzukic ci ha ancora acciaccato, non ha ben recuperato i suoi infortuni, abbiamo ovviamente i Bernardeschi Cuadrado che sono i casi limite di giocatori che non si vedono da molto tempo, e abbiamo un Benatia squalificato, quindi anche in difesa togliamo un giocatore dall'equazione che non porterà problemi, porterà ovviamente i giocatori che giocano un po' meno a giocare di più. Partiamo col fatto che l'ultima partita ha visto Benatia appunto farsi squalificare e sicuramente Rugani sarà dei nostri. Rugani che è un giocatore che sta facendo recentemente molto bene in campionato, ha fatto praticamente 6 mesi da nulla facente perché non si trovava, non sapevamo perché, adesso sta ritagliando degli spazi. Contando il turnover, contando le squalifiche, Rugani e Chiellini potrebbero essere la coppia difensiva. Per il fantacalcio chiaramente sono difensori che talvolta vedono poco la porta, però talvolta sono giocatori che prendono anche dei gialli, quindi talvolta non è che siano giocatori il massimo per quanto mi riguarda, non l'ho mai presi nel fantacalcio perché sì, il gol può capitare, quella volta che capita, giocano delle buonissime partite e magari prendono sempre il giallo. Rugani chiaramente è un giocatore sul quale forse pochi di voi hanno puntato perché Rugani non è titolare, Chiellini è già un po' di più. Sappiamo
Sicuramente vedremo tornare Alexandro, che ha fatto ultimamente un po' pochino tra squalifiche, tra turnover con la Samoa, che sta giocando molto bene. Alexandro deve giocare. A destra c'è sempre un discorso di chi mette la destra. Fa rifiatare Risciglio, anche se sta ritornando dall'inquilino di un problema muscolare. C'è Lichtsteiner che torna alle squalifiche e c'è Barzagli che è il solito terzino bloccato, adattato. Io spero che ovviamente si usi un terzino normale, che potrebbe essere Lichtsteiner o De Sciglio. Diciamo che sui terzini, chiaramente, non so voi, io spesso uso i terzini, quando compro la difesa, compro spesso terzini perché si spera chiaramente che facciano più assist. E nel caso di Sciglio è una cosa probabile, nel caso di Lichtsteiner un po' meno, ma comunque in ogni caso sapete voi cosa potete fare con quelli che avete a disposizione. Il discorso più interessante sicuramente è davanti. Davanti che secondo me abbiamo Higuaín, Dybala che sicuramente giocheranno, perché diciamo che se un po' contatti e se Mandzukic chiaramente fa da forfè, o mette Alexandro spostato in avanti o Douglas Costa, insomma diciamo che sono questi, sono pochi giocatori utilizzabili, quindi probabilmente vedremo loro due. Giocatori che sono al top della forma. Dybala dopo l'infortunio sta facendo gol, ma sta prendendo molto forma, quindi sta giocando veramente molto bene. Higuaín è, forse, io come ho detto recentemente, l'ultimo mese e mezzo è il mese e mezzo più bello della carriera di Higuaín, e totalmente della carriera di Higuaín, anche di quei 36 gol del Napoli. E quindi credo che Higuaín contro la Spal il gol lo tira fuori sicuro, non sono io che devo dirvelo. Contro la Spal è molto facile mettere giocatori della Juve e basterebbe solo confrontare quelli che potrebbero giocare e quelli che non potrebbero giocare per capire chi mettere per non ovviamente lasciare buchi nella rosa. E a centrocampo dovremo rivedere i titolari più o meno, quindi chiaramente abbiamo un Pjanic che sicuramente giocherà, un Pjanic che magari può fare delle punizioni, può fare delle cose interessanti, degli assist e così via. Quindi magari a centrocampo chiaramente chi ha giocato Juventini li sfrutti. La difficoltà sta nel valutare quelli che sono, quelli che possono essere i giocatori della Spal. Talvolta molti di voi, e qualche volta anch'io, quest'anno ho fatto una rosa da calcio molto filo torinese, cioè del Torino, del Toro. All'inizio mi è andato malissimo, perché con Mihajlovic e l'infortunio Belotti potete capire cosa mi è successo. Adesso stanno un po' recuperando, ma non capisco mai cosa chi mettere, perché Marotta, sì, ciao. Mazzarri ha una filosofia diversa da Mihajlovic e toglie giocatori per metterne altri. E molti di voi magari hanno quella filosofia di prendere il bomber della squadra, cioè, insomma, provinciale, ma comunque l'Antenucci di turno, l'Antenucci e giocatori di quelli esponenti più conosciuti di quelle squadre di promozione appena promosse, Antenucci, e un giocatore che sicuramente potrei consigliarvi per la Spal, anche se ovviamente è un rischio, ma nel caso in cui facessero qualcosa contro di noi come Juventus sicuramente sarebbero più o meno quei sei soliti, ecco, almeno uno va statisticamente su quello che è probabile che avvenga, e appunto è Lazzari. Quindi Antenucci e Lazzari per la Spal, ovviamente non vi dico di mettere le portiere, di mettere i difensori, perché io credo che ci sarebbe veramente un azzardo, poi magari noi prendiamo gol e loro no, e lui ci parla in gol e noi no, e quindi magari cambia tutto. Però diciamo che quando si fa la rosa fantacalcio e si mette la formazione in campo, sì, uno pensa un po' su quelle che sono le statistiche medie, ovviamente anche aiutandoci con i programmini appositi per capire quello che poi è la probabilità che avvenga qualcosa. Quindi semplicemente ragazzi, questa è una partita molto facile da decifrare sulla carta, però chiaramente il calcio è strano, il pallone è tondo e quindi tutto può succedere. Vi invito a seguire questo, diciamo che iniziamo molto soft con una partita facile da decifrare, una partita che vede giocatori scontati e esiti quasi scontati, e quindi anche magari avendo dei marcatori, cioè Higuaín marcatore, io insomma per chi ce l'ha investito di lui lo metterei adesso, perché con partite magari più difficili che si finisce 1-0 o neanche. Iniziamo così soft, una collaborazione che andrà avanti, magari nelle partite più interessanti sarebbe bello valutare quelle che potrebbero essere le situazioni appunto di fantacalcio anche nei confronti della Juventus e della squadra avversaria che troveremo. È veramente una collaborazione che voglio portare avanti, e col tempo perfezioneremo anche i discorsi più tecnici del video e così via. Spero che la cosa vi interessi, commenti qui sotto e anche consigli per come possiamo sviluppare questa cosa. Mi invito a seguire ovviamente le pagine Il Mondo del Fantacalcio e anche ovviamente Mondo Calcistico, ve lo ripeto, una collaborazione che è nata mesi fa. Per il resto, forza Juve, e mi raccomando, come sempre, alla prossima, ciao! Paura!